L'idea, l'intento stamani è dimostrare che voi conoscete a lot more English, molto più inglese di quanto voi pensiate, anche grazie alla musica. Per fare il contrario agli inglesi, noi chiamiamo le Nazioni Unite, United Nations, UN. Allora, happy, unhappy, kind, gentili, unkind, tidy, ordinato, o come chiamare la tua, untidy. Il contrario cool è uncool, non è school, perché cool è una cosa bella e anche school è una cosa molto bella quando finisci. Anyway, comunque, usiamo un per il contrario. Come si dice è una vita che aspetto? Si dice così. I have been waiting, sarebbe è una vita che aspetto. I have been waiting. Ricordatevi che l'inglese è strano perché in pratica in italiano pensiamo a qualcosa, pensiamo di qualcosa, però inglesi come latino pensano attorno, they think about. Senti, voglio sapere se tu saresti con me, voglio sapere se tu saresti la mia ragazza. Is there anybody out there? Perché se no qualcuno diventa somebody al positivo. If there's somebody, se c'è... Scusate. If there's somebody, se c'è qualcuno che mi interessa, scusami, no, è proprio lei. She's the one. Vediamo quello che può fare questo amore. Let's see what this love can do. Maybe, forse sono perfetto per te. Maybe I'm perfect for you. Forse sono perfetto per te. How do we say, come si dice in inglese, chi crede di essere? Who do you think you are? In crede essere. Who do you think you are? Who do you think you are? Allora, come si dice? How do we say? Bravo. Who do you think you are? You're beautiful. It's true. Vediamo qualcuno che ha fatto lifting. Vedi? It works, funziona, mica tanto. E se no, this is for the teachers, questo per voi insegnanti, per imparare come innamorati. Anyway, lifting is to change your face. Even straight face vuol dire non ridere a tutti i costi come lui. Perciò quando